Ciao, sono Gabriele Cavalli e ti do il benvenuto in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a vedere la seconda fase del mio programma nel lavoro in tondino, e cioè cosa fare per attirare il cavallo verso di noi. Nel video precedente avevamo visto la prima fase, quella in cui attraverso gli esercizi su andature e cambi direzione andava ad ottenere l'attenzione del cavallo. In questa seconda fase voglio invece far passare il cavallo dalla vera attenzione alla vera fiducia. In sostanza voglio che il cavallo impari a venirmi vicino e a starmi accanto di sua spontanea volontà. Prima però di fare ciò, devo ricordargli il lavoro fatto con le sessioni precedenti e riprendere il controllo della sua mente attraverso il movimento. Ripeto quindi gli esercizi su andature e cambi direzione, ristabilendo così un po' di rispetto e richiamando la sua attenzione. Come in ogni fase di addestramento, prima di procedere con cose nuove, devo accertarmi che il cavallo abbia compreso bene quelle precedenti e che le abbia consolidate, dimostrando di saper rispondere correttamente ai miei stimoli. La mia presenza non deve essere percepita come una minaccia, ma come una figura di riferimento, e il cavallo deve imparare a leggere il mio linguaggio del corpo. Deve capire quando è il momento di muoversi e quando invece può riposare e fermarsi. Man mano che si rilassa, lo preparo al momento in cui voglio farlo venire verso di me. Richiamo la sua attenzione e mentre mi guarda, tolgo da lui tutte le pressioni, girandomi di schiena e allontanandomi per invogliarlo a seguirmi. Questa fase è molto importante e devo essere pronto ad accoglierlo e a premiare il suo coraggio. Un momento di pausa e relax per entrambi, con dito di lodi e carezze. Qualora dovessero esserci ancora dei dubbi del cavallo nei miei confronti, non devo far altro che mantenere la calma e ripetere gli esercizi, perché ogni cavallo ha i suoi tempi di apprendimento e a ognuno deve essere concesso il tempo necessario per comprendere le cose. Dopo un po' di lavoro riprovo ad attirare il cavallo verso di me, questa volta restando in una posizione frontale. Cammino all'indietro percorrendo una sorta di spirale, cercando di sollecitare il cavallo a seguirmi. Voglio che si fidi di me e il mio compito è rimanere sereno e tranquillo. Ripetizione e associazione portano all'apprendimento ed è importante dare al cavallo dei rinforzi positivi, aggiungere cioè qualcosa di piacevole quando il cavallo si comporta bene. Non deve essere solo e per forza il cibo, ma vanno usati anche altri rinforzi, ugualmente validi. Il mio obiettivo, infatti, non è quello di corrompere il cavallo, ma è quello di avere uno scambio con lui.
Devo convincerlo che vicino a me può sentirsi al sicuro e che io posso diventare la sua guida da seguire. Quando il cavallo mi permette di girargli attorno senza scappare, significa che mi ha accettato e che si sono gettate le basi per una duratura amicizia. Se vuoi approfondire questo argomento e molti altri, leggi l'articolo su www.gabrielecavalli.it e se ti è piaciuto il video, non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici, di mettere il tuo mi piace e di iscriverti al canale. Alla prossima!